Push! Rada! Ok, io odio Skyrim, ma andava fatto. Vabbè, nella parte precedente avevamo concluso con un draghetto. In questa parte cominciamo con una persona che andrà a fuoco a caso, che è vicina, seduta vicino a me, per aver fatto, per aver citato uno dei giochi che odio di più di tutti i tempi. Che non piace neanche a me, ma andava fatto. Dopo Call of Duty. E in ogni caso non ti sei presentato. Sì, aspetta, devo fare questa intro necessaria. Bentornati amici di Zio Mamiano, in una nuova parte di Harry Potter, il prigioniero di Azkaban. Nell'ultima parte abbiamo evitato a Ron di essere evirato da coda liscia. E poi abbiamo scoperto che Sirius Black non era cattivo come pensavamo. Oh my god. Che Lupin non era buono come pensavamo. Plot twist. Esatto. E abbiamo avuto anche una... Abbiamo visto, abbiamo sentito uno sfogo nei confronti di tutti i viaggi nel tempo da parte dello scocciatore, che è ancora qui con noi. Presentati. Ah sì, sono... In teoria non ho ancora un nickname, quindi sono un essere inesistente. Potete chiamarmi... Dobbiamo scendere giù, mi sa. Che cazzo fa? Volevo bruciare il libro. Potete chiamarmi... Prova a prendere il libro. Vabbè, ci sono dei calderotti sopra. No, non si può, ho già provato una volta. Girati. Cosa hai detto? Cosa stavi dicendo? Non mi ricordo. Vabbè, comunque chiamatemi come volete. Proponetemi un nickname, dai. Sono Tito Enix in teoria, ma spero ancora. Bene, in questa parte allora vedremo se riusciremo a venire a capo di tutte le faccende. Ciao. Se riusciremo a salvare Sirius Black, se riusciremo a vedere Piton. Mi sembra un po' la questione più urgente di questo gioco. Guarda, non l'abbiamo visto ancora una volta. Sì, è proprio una vergogna. Poi non dà nulla. E non fanno niente. Ma mi piacciono i loro slippini. Sì, guarda. Facciamo al Luca Comics. Triple kill. Al Luca Comics 2013 ci vestiremo da Imp. Sì. No, No. Da solito. No. Ma solito era una bella trama. Sì. Insomma, a parte che finisce tipo dopo 50 episodi. Sì, l'abbiamo. Io continuo a preferire Full Metal. Sì, beh. Sì, beh, ovvio, tutti preferiscono Full Metal. Beh, il dottor Leto aveva detto, non so più. Adesso stiamo guardando Ergo Proxy. Un anime, ma non si capisce la trama. Sempre meglio di Death Note. Insomma, Death Note, insomma, è fatto bene, è disegnato bene, ha una buona storia, ma è il male di vivere. Esatto. Non smetterò mai di dirlo. A me mi piace che alla fine muore il protagonista. Ah! E anche che muore L, che muoiono tutti in generale. Ok, ora che lo sapete non andate a guardare. Esatto, così almeno vi ho risparmiato inutili puntate di agonia e sofferenza. Almeno... Cazzo è successo? Non lo so. Ah, ok. Che cazzo sta succedendo? È una punizione per aver spoilerato la fine di... Almeno Soliter ci sono delle puntate, no, che fanno proprio ridere. Almeno quello. Tipo quelle con quelle di Excalibur, quelle qui fanno tipo gli esami. Non sì, dai. So. Quelle fanno anche ridere. È che Ah, è qua che gli dice ciao. È che il solito shonen. Non... Gli vedo il salvataggio time. No. Boh, cioè fa ridere almeno. Cioè io lo preferisco a Death Note. Poi ovvio che preferisco Full Metal Alchemist, che è il mio manga preferito. È anche anime. Però allora, vediamo se riusciamo a salvare qui il califfo del kebab. Il califfo del kebab, sì. Non l'avevo mai sentita. L'hai sentita adesso? Coniglio, eccolo qui, Excalibur. La mia storia inizia nel XII secolo. Creci! Super mega iper cretino. Tra l'altro devo dire che l'unica cosa buona della Square Enix è che Soul Eater, Full Metal Alchemist. Ah, è vero, li ha prodotti la Square Enix, sai. Con Full Metal Alchemist e soprattutto Brotherhood hanno fatto veramente un bel lavoro, perché è uno dei pochi anime che si attiene bene, abbastanza bene al manga. Sì, c'è tipo ne hanno fatti due di anime. Lo so, uno lo so. Non c'entra una sega. Allora, il primo non c'entra una sega, ma Brotherhood sto dicendo, il secondo. C'erano le casse con la faccia dei leoni, si non lo so, non aprire bene. Cibo per i leoni. Credo. È vero, si attiene abbastanza bene alla trama del manga. Che non hai letto. Non ho detto, ma lo dico perché ho per sentito dire da scusa. Eccolo là.
Boh, ma allora visto che l'hai detto te non ci credo. Fullmetal Alchemist fa schifo. Puzza. A me piace. Solo perché il protagonista è doppiato da Ezio Audito, da Sir Ezio Auditore. E Ted Mosby e il e il panda di Little Panda e, e coso e Mustang è doppiato da Marshall, non è che e da Vegeta Piccolo. No, oh sì, cavalca. C'è una parte sarà l'ippogrifo. Go Moon, you're drunk. E GTA 4 quando guidi che sei ubriaco fa strada a ridere. Vabbè. Fai attenzione, Harry. Non urlare. Ti sentiamo lo stesso. Harry si è affrettato verso il. Che doppiatore. Che uomo. Aveva lanciato l'incanto Patronus che lo aveva salvato. Tra l'altro adesso sono girati verso di noi. Boh. Suo padre era forse venuto in. Cause this is thriller. Thriller night. Vabbè. Beh, tipo è appoggiato ma non è appoggiato. Non aveva visto suo padre. Aveva visto se stesso. Especto Patronum! Ancora. Bene. Che palle. Che palle, scusa. Se si potesse fare qualcosa per avere finali alternativi, lo farei, tipo non combattere i cosi, unirsi a Serpe Verde nel primo. Sarebbe bello. Come ho già detto, sarebbe bello fare un GDR di Harry Potter in cui tu non sei Harry Potter, sei uno studente di Hogwarts che in base alle domande ti scelgono la casa, dopo puoi fare punti andando alle lezioni piuttosto che imparando altre robe. Non so, sarebbe anche divertente, io non lo giocherei. Esatto. Che sei nella scuola e che tra l'altro Bully io non l'ho riconosciuto all'inizio quando l'ho sentito chiamare così. Ma ora che ci penso, ce l'aveva mio cugino un gioco così. Ma non si chiama Bully in Europa, si chiama Canis Canem Edit. Canis Canem Edit, sì, lo so, perché ci avevo giocato una volta anche tipo alle medie. E il bello è che me lo ricordo perché quando ero tipo in seconda media non sapeva ancora nulla di latino. Non sapevo cosa volesse dire, mi faceva ridere il titolo. E solo adesso me lo ricordo. Che vuol dire perché hanno mangiato? Guarda, vai, grazie. Ma no. Scusami se tu. Cani, cani, canini e ditami. Scusami se tu. Che voto hai in latino? Sei. Ah sì, e di che voto avevo io in latino quando ho ancora. 4. E la mia. A dir la verità, in una verifica ho preso meno 4. Please. Intanto arriva il cervo della principessa Mononoke. Eh sì, che è stato votato film dell'anno nei The Hall Awards. Però è bella roba, eh. Prima c'era un casino, adesso non si sente più niente. Sì, proprio la parte in cui dovrebbe esserci più casino. Vabbè, l'anello qua. Cisti, ragazzo. Vabbè. Sì, Bambi, mi spiace per tua madre. Esatto. Rip mamma di Bambi. Rip Walt Disney. Harry, non riesco a crederci. Hai evocato un Patronus capace di scacciare tutti quei dissennatori. Gli sconti di Steam stanno per finire. Harry, non riesco a crederci. Hai evocato Gabe Newell. Grazie Valve per averci creato Steam. Grazie Gaben. Grazie anche Gaben. Se sei il solito ciccione del cazzo, grazie. Ciccione come che non rilascia come il ciccione 3. Di Numa Numa. No, ma quello è un grande. Difatti ha creato la Numa Numa Company, ho cercato ieri. Dai. Su internet, sì. Cioè, un mito. Vedi, così si sfrutta le proprie. Cioè, ti sfottono tutti, però alla fine tu sei un riccone di merda. Anche l'Aina, ovvero la Overly Attacked Girlfriend. No. Girlfriend, dai. Lei è grandiosa, fantastica. Ti troverò e ti sposerò. Secondo te dovremmo fare due Halo Amore oppure lo fanno direttamente nel video? Risposta è lo fanno come? Era molto ben protetto per essere un evaso. Esatto. Sono più protetti i calderoni contro i lucchetti a Hogwarts, guarda. Ci rivedremo. Sei veramente un figlio di puttana. Sei un gran figlio di puttana. Ma tra l'altro, dopo il quinto film, Fiero Becco che fine fa? Ma che ne so io, l'avranno dato al circo quello che c'è in Big Fish.
tra l'altro l'avete guardato di recente? Sì. E dire che io lo stavo cercando, veramente bello quel film. Sì, io l'avevo già visto a scuola. Anch'io. No, io l'avevo visto 3 o 4 anni a scuola. Bello, con Danny DeVito. E con Edward Norton, mi sembra che. Ah no, è Evan McGregor, scusate. Vabbè. Ma non c'è neanche un boss finale. Ron non sa un cazzo sostanzialmente, non è che deve tenersi qualcosa. Ma davvero, non c'è neanche un boss finale in sto gioco. Devo dire che... No, ma ci sono il boss finale sono gli esami finali. No, ma comunque devo dire che il terzo Harry Potter per PC è il più brutto di tutti. Sì, è vero. Il secondo è stato molto bello. E dire che all'inizio dicevano tutti il secondo fa schifo, il terzo è bello, ma che cazzo... Cioè, dura 2 ore e mezza sto gioco a dire no, tanto. No, no, cioè... no, allora, il primo... E poi non c'è una trama, cioè è brutto. Allora, non compare mai Peter. Non c'è un boss finale. Il primo gioco non è male. Il secondo andiamo è da Fred bellino, e George è intanto. No, no, finiamo la parte qui e poi ne caricheremo un'altra. Ok. Allora nella prossima parte avremo una discussione molto... attiva. Redarguita di... che non so cosa voglia dire. E credo che sarà un giro in giro per Hogwarts. Sì, una spasso per Hogwarts oppure boh. Avremo una discussione su questi 3 giochi. Intanto grazie per aver seguito questa trama, questa parte molto... che doveva essere la parte più importante, ma alla fine... fa schifo. Fa schifo. Vabbè, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e commentate. L'hai già detto? Commentate, dico, l'hai già detto. Iscrivete, commentate, commentate e commentate. Non dimenticate di commentare. Perché. No, dai, però veramente commentate per favore il mio nickname, qualcosa. Cioè, anche solo per fare 4 chiacchiere, sì, dai. Esatto. Se volete sulla pagina del mio canale c'è anche il mio Twitter. Potete scrivermi anche su Twitter. Anche perché presto ci saranno i The Real Zio Papillon Award. No, per... The Real The Hall. Quelli ci saranno su The Hall. Ah, c'è anche The Real Zio Papillon Award per il mio per il miglior commento. Per i miglior commenti, i migliori iscritti, miglior video. Un sacco di categorie. Quindi partecipate in tanti. In tanti, siete in 20, ma partecipate lo stesso. Ma per me siano tanti 20. 20, cioè, non ci starebbero in questa stanza. Un po' stretti, sì. Sì. Vabbè, comunque, alla prossima. E se state guardando questo video nel 2094, siamo dei fantasmi. A presto, ciao.